possiamo dire con certezza, con un po' d'orgoglio, scommessa vinta, perché davvero oggi siamo tutti espottimisti, qualche anno fa non eravamo tutti espottimisti. Ne è convinto Attilio Bricola, presidente di Sistema Como 2015, il progetto promosso dalla Camera di Commercio per organizzare la presenza comasca all'interno dell'Esposizione Universale, innanzitutto sottoscrivendo un accordo con Padiglione Italia, con la possibilità per il territorio di avere un doppio ufficio a Rho, il Como Business Center. A poche ore dalla chiusura dell'esposizione per Ilario è tempo di bilanci. 60 gli appuntamenti organizzati nello spazio comasco, 32 gli incontri ufficiali targati Como all'interno del progetto Vivaio Scuole, ma il momento clou è stato dal 28 agosto al 3 settembre con l'Ec Como Essence, la mostra di promozione del territorio nel Padiglione Italia. Mostra che tra l'altro sarà riproposta in Camera di Commercio con uno speciale allestimento dal 1 dicembre. Non resta che capire ora quali ricadute avrà sul sistema economico comasco nel lungo periodo il lavoro messo in atto da maggio ad oggi. Sicuramente il mondo conosce molto meglio Como oggi che 6 mesi fa. Abbiamo portato 25 delegazioni sul nostro territorio, delegazioni che non conoscevano assolutamente Como né dal punto di vista naturalistico, diciamo, del lago, né tantomeno per quanto riguarda le imprese. Abbiamo fatto visite nelle imprese, insomma abbiamo veramente seminato tanto.